pomeriggio a tutti dal coro Les Enfants du Grand Paradis. Come avete modo di vedere, siamo tra i più piccoli costituiti. All'interno troviamo più di 40 bambini, dai 3 ai 10 anni. Insomma, un bel lavoro per le nostre direttrici, che sono state un po' mamme, un po' maestre e anche un po' babysitter. Durante quest'anno abbiamo lavorato su un progetto che abbiamo intitolato Filastro Cantando. Con la musica abbiamo giocato, scoperto, sognato, sorriso e anche faticato a volte, ma soprattutto ci siamo divertiti e con un girotondo di canti e filastrocche. E allora, siete pronti ad ascoltarci? Venite con noi nel nostro magico mondo musicale e Les Enfants vi faranno tornare bambini. Non diamo sempre tutto per scontato, i bambini piccoli devono imparare tutto, anche le cose più semplici, e i giorni della settimana sono già un bel traguardo, ma ci ha pensato Maurizio, il nostro amico musicista, ad aiutarci facendoci cantare una bellissima melodia. Fate un ripasso anche voi con la settimana dei mestieri. A proposito di imparare, che bello conoscere tante cose nuove, alcune allegre, altre divertenti, altre un po' più tristi. Ma quante parole strane esistono? Boh, cosa vorrà dire per un'ospora? E perché aritmetica sembra sempre così difficile? E perché esiste la parola guerra? Questa brutta parola la vogliamo proprio cancellare. Speriamo di trovare una gomma adatta. Thank you.
Siete andati a Expo 2015? Alcuni di noi sì, altri non hanno potuto, ma non ci siamo preoccupati tanto. Grazie alle parole di Roberto Piumini e alla musica di Andrea Basevi, l'alimentazione non ha più segreti per noi. Nella terra scura siamo tanti semini, pronti a crescere e a diventare sostanze nutrienti e colorate. Foodie! Proprio piccoli e molti di noi hanno cominciato la scuola solo quest'anno, le nostre maestre hanno pensato bene di insegnarci l'alfabeto, anzi ce l'hanno fatto cantare, ma attenzione, attenzione signori, questo ci fa venire i brividi, gli incubi, ci fa incontrare Frankenstein, il mostro a pezzi che combina solo guai, e Dottor Jekyll e Mr. Hyde, personaggi misteriosi, brrr, siamo proprio spaventati, voi no? E allora preparatevi, arriva l'alfabeto della paura!